Allora, finché la batteria non mi molla, perché sono con la batteria. Trigonometria. Adesso non so se c'è gente completamente all'oscuro, può darsi di sì, e può darsi che ci sia qualcuno che ha fatto la scuola per geometri. Allora, in quel caso tutta la trigonometria è girata rispetto a quella standard, cioè non so perché, ma i geometri hanno una trigonometria tutta loro. Bisognerà rifasarsi, che vuol dire semplicemente girare la testa. Allora, la prima cosa da vedere sono angoli e archi. Angoli e archi cosa vuol dire? Vabbè. Prendiamo quella che si chiama la circonferenza trigonometrica. Questa è quella che si chiama circonferenza trigonometrica. Diciamo, la circonferenza con centro nell'origine O, e raggio 1. Quindi OA è uguale a 1. Questa è la circonferenza trigonometrica. Dato un punto P sulla circonferenza trigonometrica, adesso la prima volta che si fa il punto P, di solito si fa qui nel primo quadrante, ma non c'è nessun motivo, il punto P potrebbe stare nel secondo, nel terzo, nel quarto quadrante. Vi chiaro il nome di quadranti, no? Questo è il primo quadrante, questo è il secondo, questo è il terzo e questo è il quarto. Allora, come posso individuare un punto P? Punto P sulla circonferenza lo posso individuare in due modi, o prendendo questo angolo, e qui c'è già la differenza rispetto ai geometri, diciamo, i geometri misurano gli angoli a partire da questo punto in alto, per qualche strana ragione. Tutto il resto del mondo misura gli angoli a partire, dall'intersezione da questo punto A, insomma, l'intersezione della circonferenza con le x positive. Non solo, ma gli angoli in che direzione si misurano? Insomma, in questo verso antiorario. Ecco, due modi per individuare P. O, primo modo è mediante l'angolo, diciamo AOP, che è quello che vi ho disegnato in blu, oppure mediante la lunghezza dell'arco AP. Ecco, come si misurano gli angoli? La cosa importante è che sono due modi di fare la stessa cosa, cioè sono due modi di individuare un punto sulla circonferenza. Diciamo, il primo modo porta a quelli che si chiamano gli angoli sessagesimali. Sono i soliti angoli, si chiamano sessagesimali. E il secondo modo porta ai radianti. Vabbè, insomma, gli angoli sessagesimali li conoscete. Questo punto A corrisponde a quanti, come si misurano, in gradi, no? Angoli sessagesimali, cioè gradi. Il punto A corrisponde a 0 gradi, il punto qua in cima corrisponde 90, 180, 270 e poi 360 è come dire 0. Se vado avanti vuol dire che continua a girare, cioè se dico 540 vuol dire fare 3 volte 180, quindi primo 180, secondo 180, terzo 180, mi ritrovo qua. Quindi hanno senso anche misure superiori ai 360, che vuol dire fare più volte il giro. Misure negative vuol dire andare in senso inverso, cioè meno 90 sta qua, meno 180 sta qua. Questo è il discorso degli angoli sessagesimali. Angoli radianti è la stessa cosa, soltanto che pensatelo moralmente come una lunghezza, quindi, perché è la lunghezza dell'arco AP, quindi 0 radianti siamo qua. Poi tutto il giro quanto è?
2 pi greco, quindi un quarto di giro, pi greco quarti, quindi 0, pi greco mezzi, 0, pi greco mezzi, 2 pi greco quarti, cioè pi greco mezzi, 0, pi greco mezzi, pi greco, 3 pi greco mezzi e così via. Lunghezze negative vuol dire che sto andando indietro. Tutto qua. Come si passa dai radianti ai sessagesimali? Passaggio. Gradi. Radianti. Oh, c'è in realtà anche un terzo modo usato da non so chi, che è quello di fare i gradi anziché da 0 a 360, da 0 a 400. Gradi centesimali, per cui qui è 100, qui è 200, qui è 300. C'è il rischio che in qualche applicazione lo troviate, perché magari c'è qualche categoria professionale che ritiene che quei gradi lì siano migliori degli altri per qualche strano motivo. Allora, come si fa il passaggio dei gradi in radianti? Si fa con una proporzione. Qual è la proporzione? 360 gradi sta a 2 pi greco come misura in gradi. Sta a misura in radianti. E questa è la formula di passaggio. Esempio, se avete, che ne so, 60 gradi, a quanti radianti corrispondono 60 gradi? Vabbè, chiaramente probabilmente conoscete la risposta a memoria, però se uno all'inizio ha i problemi, 360 gradi sta a 2 pi greco, come la misura in radianti, la misura in gradi, che è 60, sta alla misura in radianti, che è l'incognita. E quindi x è uguale a 2 pi greco per 60 diviso 360, quindi qui sesti, e quindi diventa pi greco terzi. Quindi 60 gradi corrispondono a pi greco terzi. 80, 100, 200 gradi, a cosa corrispondono? Corrispondono 200 gradi? Stesso discorso, 360 sta a 2 pi greco come 200 sta a x. X è uguale a 2 pi greco per 200 gradi diviso 360. E vabbè, adesso bisogna fare il conto. Intanto togliamo uno 0. 20 diviso 36 dividiamo per 4, qui diventa 5, qui noni. Quindi 10 noni pi greco. Insomma, basta un minimo di è ragionevole che sia 10 noni. Che cos'è 200? 200, se andiamo a vederlo nel disegno, è un po' più di 180. 10 noni, che cos'è? Un po' più di pi greco. 10 noni pi greco, un po' più di pi greco. Perlomeno la risposta è ragionevole. Esercizio inverso, a cosa corrispondono? Corrispondono 3 pi greco quarti. Solita proporzione, 360 sta a 2 pi greco, come questa volta x è la misura in gradi, l'incognita, quella che non conosco è la misura in gradi, sta alla misura in radianti, che è 3 pi greco quarti. E quindi x questa volta è uguale a 360 per 3 pi greco quarti diviso 2 pi greco, grazie. Diviso 2 pi greco, quindi per 1 diviso 2 pi greco. Allora, questo e questo se ne vanno. 4, qui viene 90, con il 2 si semplifica, 45, 45 per 3, 135 gradi. Quindi 3 pi greco quarti, giustamente, sono 135 gradi, perché pi greco quarti sono 45. Bene, ecco, cosa... Esercizio che di solito all'inizio lascia un po', mette un po' in difficoltà.
determinare più o meno, disegnare più o meno il punto della circonferenza trigonometrica corrispondente a due radianti. Questo perché di solito nelle misure in radianti c'è il pi greco, ma non è obbligato a esserci. Due radianti, dove sta più o meno il punto? Vabbè, non c'è da stupirsi, 2 è un numero come tanti altri. Se questa è la circonferenza, abbiamo detto i radianti, questo è 0, questo è pi greco mezzi, questo è pi greco. Questi numeri hanno significato, pi greco quanto è? 3 qualcosa. Pi greco mezzi che cos'è? 1,5 qualcosa. Quindi dove starà 2? 2 starà da queste parti qua. Quindi 2 radianti vuol dire parti da questo punto e percorri una lunghezza 2. E qui ho percorso 1,5, qui ho percorso 3, 2 sarà più o meno da queste parti. Un radiante dove starà? Un radiante starà, se qui è 1,5 e qui è 0, uno starà da queste parti qua. A metà strada, giustamente, tra 0 e 2. Qui c'è un radiante. 3 radianti dove sta? Pochino prima di pi greco, che è 3,14, quindi qui ci sta 3 radianti. Tutto qua. Se uno volesse sapere quanti gradi corrispondono a un radiante, quanti gradi corrispondono a un radiante. C'è da fare la proporzione, 3,60 sta a 2 pi greco come x sta a 1. E quindi x è uguale a 3,60 per 1, diciamo 3,60 diviso 2 pi greco. Adesso 2 pi greco che cos'è? 6 è qualcosa, quindi è un po' meno di 60. Uguale un po' meno di 60. Ok, 3,60 diviso 6 è 28 per rotti. Va bene. Funzioni trigonometriche. Capiti gli angoli, cosa successiva è funzioni trigonometriche. Funzioni trigonometriche sono seno, coseno e tangente. Vabbè, vado a recuperare il disegno del punto P, visto che ce l'avevo qua. Allora, prendiamo il punto P. Allora, se alfa indica l'angolo o l'arco, a seconda che stiamo ragionando in gradi o in radianti, che individua il punto P, allora le coordinate di P sono coseno di alfa e seno di alfa. Cioè seno e coseno sono le coordinate di questo punto P.
Le coordinate, detto brutalmente, che cosa sono? Prendiamo questo Q, quindi la OQ, che cosa sarebbe? Sarebbe la coordinata X, quindi il coseno, e che cos'è la coordinata Y in questo disegno? Sostanzialmente PQ, dovrei riportarlo sull'asse Y, insomma PQ come segmento, PQ è uguale al seno di alfa. Ecco, questo non mi piace tantissimo, nel senso che questa scrittura qui va intesa col segno. Cosa vuol dire? Vuol dire che se P sta nel secondo quadrante, cosa succede? OQ diventa da questa parte, quindi diventa negativo. Io preferisco pensare seno e coseno come le coordinate del punto, quindi hanno un segno, positivo o negativo a seconda di quadrante. Però pensatele anche come queste lunghezze prese con un segno corrispondente a seconda di dove vengono a trovarsi. Sono queste intese con il segno. Intese con il segno. Quindi se andiamo a vedere nei vari quadranti cosa succede. Primo quadrante, secondo quadrante, terzo quadrante e quarto quadrante. Allora, nel primo quadrante le coordinate sono tutte e due positive, quindi seno coseno maggiore di 0 e seno maggiore di 0. Nel secondo quadrante cosa succede? Il coseno, cioè la coordinata x, diventa negativa e la coordinata y rimane positiva, quindi coseno minore di 0 e seno maggiore di 0. Nel terzo quadrante siamo qua. Le coordinate sono tutte e due negative, coseno minore di 0, seno minore di 0, e nel quarto quadrante la x è positiva, quindi coseno maggiore di 0 e seno minore di 0. Va bene, funzioni trigonometriche, seno e coseno, funzioni trigonometriche elementari. Da seno e coseno si definisce la tangente. Che cos'è la tangente di alfa? Tangente di alfa è seno diviso coseno, seno di alfa diviso il coseno di alfa. Se dovessi andarla a rappresentare nel disegno, già qui c'è un problema. Beh, il problema lo indaghiamo tra un istante. Se la devo rappresentare nel disegno, qui c'è la circonferenza trigonometrica, qui c'è il punto P. Allora, seno e coseno è chiaro cosa sono nel disegno. La tangente che cos'è? Tangente è questa cosa qua, si piglia, questo giustifica un po' il nome tangente, si piglia il punto A, che è quello da cui partono gli angoli, si prende la congiungente, questo è l'origine, e si ottiene qui un punto B. E qui c'è il punto Q di prima. Allora, la tangente di alfa è, nel disegno sarebbe AB. Chiaro cosa ho fatto? Ho tirato la retta tangente dal punto A, ho prolungato P fino a incontrarla, ho ottenuto un punto B. Bene, questa lunghezza qui è la tangente. Cosa succedeva se il punto P stava nel quarto quadrante? La tangente andava giù di qui ed era negativa. Non solo, ma se il punto P sta nel secondo quadrante, questa è una cosa... Prendiamo un punto P' qui. La tangente dove la faccio? La faccio sempre sulla stessa retta di là. Quindi cosa vuol dire? Devo prolungare OP' fino a incontrarla, va bene? Vorrà dire che lo prolungo da questa parte qua. E quindi B' è qua. Quindi la tangente di questo punto P', o perlomeno dell'angolo dell'arco che lo individua, è negativa della lunghezza di questo segmento AB'. Allora, dal punto di vista algebrico c'è un problema. C'è un denominatore. Quindi la tangente è definita per quei valori di alfa
valore di alfa, tali che il coseno di alfa è diverso da 0. Dov'è che il coseno è 0? Il coseno è 0, il coseno è la coordinata x, quindi la coordinata x è 0 in questi due punti qua. Quindi, per alfa diverso da 90 gradi e 270 gradi in gradi sessagesimali e analoghi, cosa vuol dire analoghi? Vuol dire gli stessi angoli non nel primo giro che determinano quei punti lì, questo qui e questo qui sotto. Analoghi vuol dire, che ne so, meno 90. E i radianti, alfa diverso da, in gradi diciamo, e alfa diverso da pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi e analoghi, analoghi sempre con lo stesso discorso, analoghi in radianti. Ha un senso geometrico questo? Sì. Prendete un punto, prendete questo punto qua sopra. Fate finta che il punto P sia qui sopra. Cosa diventa la tangente? Cosa dovrei fare? Dovrei PO, dovrei prolungare la retta PO fino a incontrare la tangente. E non si incontrano perché sono parallele. Geometricamente, in questi casi, diciamo, la retta OP e la tangente in A, tangente nel senso di retta tangente in A, alla circonferenza trigonometrica, sono parallele. Oh, come si dimostra che questa non è una definizione, cioè, questa è una definizione che si basa sulle definizioni precedenti, cioè, seno e coseno li ho definiti come le coordinate del punto P, ora la tangente l'ho definita come questo rapporto e ho detto che diventa uguale alla lunghezza di AB, quindi questa uguaglianza va dimostrata. Come si dimostra l'uguaglianza? Il fatto che tangente di alfa è uguale a B si dimostra osservando la similitudine dei triangoli. Quali sono i triangoli simili in questa figura? OPQ, questo qui piccolino, e quello più grande, OBA. Sono simili, cioè uno è ottenuto riscalando quell'altro, dei triangoli OPQ e OBA. Voi sapete che due triangoli sono simili quando hanno gli angoli uguali, in questo caso hanno tutti e due un angolo retto, che è l'angolo in Q per uno, in A per l'altro, hanno l'angolo retto, e in più hanno l'angolo in O che è lo stesso angolo. Quindi anche per differenza da 180 anche il terzo angolo uguale. Quindi hanno gli angoli uguali, quindi sono simili. Triangoli simili che cosa hanno? Hanno i lati in proporzione. Allora, se scrivo la proporzione dei lati, cosa diventa? Diventa che la proporzione che c'è tra i due lati PQ e OQ, PQ diviso OQ, c'è il rapporto tra i due cateti del triangolo piccolo, PQ e OQ, è uguale a che cosa? Il rapporto tra gli stessi cateti, diciamo AB o A, AB o A, uguale AB diviso OA. Quindi, se io voglio ricavare AB, che è la cosa che mi interessava ricavare, AB è uguale a OA per PQ diviso OQ. Adesso, quanto vale OA? È il raggio del cerchio, ma il raggio del cerchio è 1, uguale 1 per PQ quanto vale? Il seno, e OQ vale il coseno.
Quindi, se vado a sostituire per seno di alfa diviso il coseno di alfa, e quindi è esattamente la tangente di alfa. Insomma, la definizione di tangente geometrica e algebrica sono la stessa per via di una proporzione tra i due triangoli. E anche la tangente l'abbiamo fatta. Archi notevoli. Archi notevoli. Allora, 0 gradi, questo è un arco abbastanza semplice, disegniamo qui una circonferenza trigonometrica che useremo per vedere dove stanno i punti. Allora, 0 gradi sta qua. Quanti radianti sono? 0 radianti. Non voglio fare un trattino perché poi sembra che faccia, poi sembreranno segni meno un po' più avanti. 0 gradi sono 0 radianti. Quanto è il coseno? Coseno è la coordinata x del punto, quindi coseno uguale a 1. Seno uguale a 0. Tangente uguale a 0. Poi 90 gradi. I radianti, pi greco mezzi radianti. Oh, mi raccomando, quando vedete la scrittura, insomma, se state usando i gradi mettete il pallino in alto. Se non c'è il pallino alto vuol dire radianti. Questa è una convenzione internazionale. Questo punto qua in cima siamo, quindi seno 1, coseno 0, quindi coseno di 90 gradi uguale a 0, seno di 90 gradi uguale a 1, tangente non definita, è uno dei casi in cui la tangente non è definita. 180 gradi, 180 gradi, pi greco radianti, quanto vale il coseno? Siamo in questo punto, il coseno è la coordinata x, quindi vale meno 1, seno vale 0, la tangente di 180 gradi uguale 0, seno diviso coseno, d'altra parte se usate la definizione geometrica si vede. 45 gradi. Oh, poi potrei andare avanti, 2,70, ma non sto ad andare avanti all'infinito. 45 gradi. Radianti? Pi greco quarti radianti. Cosa succede a 45 gradi? Seno e coseno? Seno e coseno sono uguali. È uguale a quanto? Vabbè, è chiaro che ve lo ricordate, ma come si fa? Dichiamo con x seno e coseno, quindi seno e coseno sono uguali. Seno e coseno sono uguali. Come faccio per ricavare x? Uso Pitagora. Per il teorema di Pitagora, x quadro più x quadro uguale o pi quadro, cioè uguale a 1. Quindi 2x quadro è uguale a 1, quindi x quadro uguale a 1/2, e quindi x uguale 1 su radice di 2, o che dir si voglia 2 diviso radice di 2.
Perché non ho messo più o meno un mezzo, uno su radice di, più o meno non ho messo? Cioè, avrei dovuto metterlo, ma nel primo, il punto P è nel primo quadrante, quindi seno e coseno sono positivo. Quindi ho scelto il segno più perché ho scelto più perché P è nel primo quadrante. Cosa ho fatto? Radice di 2 su 2. Quindi a 45 gradi, riassumendo, 45 gradi, pi greco quarti radianti, seno uguale coseno uguale radice di 2 su 2, tangente, geometricamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando vado a tirare la retta tangente qua, dove va a finire il prolungamento? Va a finire esattamente in questo punto che forma un quadrato con quest'altra cosa, cosa abbastanza intuitiva avendo preso 45 gradi. 30 gradi, radianti è un terzo di 90, quindi un terzo di pi greco mezzi, quindi pi greco sesti radianti. Poi giustamente vi ricorderete che il seno di 30 gradi uguale un mezzo, il coseno di 30 gradi uguale radice di 3 su 2 e la tangente di 30 gradi è uguale seno diviso coseno, e basta dividere, 1 su radice di 3. Come si vede questo geometricamente? Come si vede che il seno di 30 gradi e il coseno di 30 gradi sono quelli che sono? Dove sta 30 gradi? Sta più o meno qua così. Qui 30 gradi. Allora, qual è l'idea? L'idea è quella di costruire il punto P' qui sotto, il simmetrico di P rispetto all'asse X. Cosa succede a questo punto? Che anche questo sotto è 30 gradi. Mi torna? Allora, cosa succede nel triangolo OPP'? Il triangolo OPP', OPP', è isoscele sulla base d'accordo, perché OP è uguale a OP', essendo di un cerchio, no? Essendo raggi di un cerchio. Quindi questo qui è un triangolo isoscele e ha l'angolo al vertice di 60 gradi. Il vertice in O ed è di 60 gradi. Quanto misurano gli altri due angoli? Gli altri due angoli sono uguali, sommati danno 120, perché quel che manca, quindi sono di 60 pure gli altri. Ne segue che tutti gli angoli sono di 60 gradi. Dunque è equilatero. Una volta che è equilatero abbiamo finito. Perché? Perché a quel punto il seno che cos'è? A questo punto il seno di 30 gradi è uguale a metà del lato PP'. Ritorno, il seno che cosa sarebbe? Sarebbe da P fino a questa intersezione qua. Per simmetria, questo qui sopra, la metà sopra è uguale alla metà sotto, quindi il lato è lungo 1 e quindi un mezzo. Il lato è lungo 1 perché è equilatero e gli altri due lati sono lunghi 1. A questo punto seno di 30 gradi e il coseno si ricava col teorema di Pitagora. Il coseno si ricava con il teorema di Pitagora.
30 gradi. Vabbè, se avete capito 30 gradi, capirete in fretta 60 gradi. Intanto quanti radianti sono? Sono i greco terzi. Il seno è radice di 3 su 2, il coseno è un mezzo e la tangente è radice di 3. Qual è il disegno che ci sta sotto? Gradi sta qua. Qual è il disegno questa volta? Adesso vabbè, mi è venuto un po' male questa parte di cerchio. Andiamo a fare un po' meglio. Si piglia il punto più primo di qui. Questa volta quest'angolo qui, questo è di 60, questo è 30. Questo è 30, si rifà lo stesso discorso di prima, il triangolo, questo qui è isoscele, quindi questo qui pp' è uguale a 1, il coseno è metà, quindi il coseno è uguale a un mezzo, la stessa figura di prima girata di 90 gradi. Va bene, ormai avete capito come prosegue, vi faccio ancora 120. 120 gradi cosa sarebbe? Il doppio di 60, quindi 2π greco terzi radianti. Il seno di 120 gradi è uguale a radice di 3 su 2. Ci siete che il seno è lo stesso? Sarebbe il punto più primo sostanzialmente. Il coseno è lo stesso, semplicemente preso negativo, quindi meno un mezzo. La tangente è uguale a meno radice di 3. Se faccio il rapporto viene lo stesso, semplicemente cambiato di seno. Va bene, non ve l'ho detto, ve lo dico ora, una cosa quasi ovvia, la relazione fondamentale. Qual è la relazione fondamentale che lega seno e coseno? Sen quadro più cos quadro è uguale a 1. E questa cosa sarebbe sostanzialmente? È il solito teorema di Pitagora. Perché il teorema di Pitagora? Ricordate la solita figura, vi faccio solo la parte essenziale. Qui avevo preso l'origine, qui c'era il punto P, qui c'era il punto Q. Questo era lungo 1, questo era lungo seno di alfa e questo era lungo coseno di alfa. Non è molto bella fatta così perché, come sempre, c'è il retropensiero che il punto P sia nel primo quadrante, ma se sta negli altri quadranti quello che cambia sono soltanto i segni e quando si fanno i quadrati chi se ne frega. La figura è come fosse sempre questa. Questa è la relazione fondamentale. Andiamo avanti, archi associati. Ecco, finora sono stato bipartisan. Cosa? Associati. Finora sono stato bipartisan, nel senso che ho usato i gradi e i radianti un po' alla pari. Adesso aumento la mia propensione nei confronti dei radianti. Alla fine rimarranno solo i radianti, sostanzialmente si usano solo i radianti. Archi associati. Cosa vuol dire archi associati? Dato un arco alfa, quali sono le funzioni trigonometriche di π greco più alfa
pi greco meno alfa, pi greco mezzi più alfa, pi greco mezzi meno alfa, questi sono gli archi associati. Cioè, ad alfa associamo meno alfa, pi greco più o meno alfa, pi greco mezzi più o meno alfa, volendo si potrebbe mettere anche 3 pi greco mezzi più o meno alfa, ma questo capita più raramente. Allora, cerchiamo di capirci. Allora, se io vi chiedo quanto fa il coseno di meno alfa, quanto fa il seno di meno alfa, quanto fa la tangente di meno alfa. Allora, ci sono delle formule per questo. O uno se le ricorda, e quindi sono tre formule per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situazioni, quindi 21 formule. O vi ricordate 21 formule, o di volta in volta fate un pensierino mentale a qual è la situazione. Quindi, se dovete pensare a questa situazione qui, meno alfa, voi pensate mentalmente al disegno. Pensate che qui ci sia il punto P corrispondente a un arco a un angolo alfa. Meno alfa, cosa individua come punto? Meno alfa individua la stessa cosa semplicemente andando in senso orario, quindi è sostanzialmente il punto P'. Se quello sopra è alfa, questo qui che ho fatto in verde è meno alfa. Quindi se prima avevo il punto P sopra, ora il punto P' che sta qui sotto. Quindi a queste domande rispondete immediatamente. Che cos'è il coseno? Il coseno è la coordinata x. La coordinata x di P' rispetto alla coordinata x di P com'è? È uguale, quindi il coseno di meno alfa è uguale al coseno di alfa. Il seno di meno alfa, coordinata y, ha cambiato segno, quindi è meno il seno di alfa. Vabbè, la tangente, c'è un meno, e quindi è meno la tangente di alfa. Chiaro, come un arco associato, le formule si ricordano immediatamente pensando, qualcuno ricava queste formule dalle formule di addizione, ma io mi rifiuto di fare una cosa di questo tipo. Pi greco meno alfa, coseno di pi greco meno alfa, seno di pi greco meno alfa, tangente di pi greco meno alfa. Disegno. Se questa volta, cioè ancora una volta il punto P è qui, e questo qui è alfa. Pi greco meno alfa, cosa vuol dire? Beh, pensatelo automobilisticamente, insomma, io parto da qui, percorro una lunghezza pi greco e arrivo qua, e dopo meno alfa, torno indietro di alfa, dove vengo a trovarmi alla fine? Vengo a trovarmi, in questo caso, nel secondo quadrante, in questo punto P. E alfa in questa figura dove sta? Sta qua. Ho percorso pi greco meno alfa, vuol dire percorri pi greco sulla circonferenza in avanti, diciamo nel verso giusto, e poi meno alfa, torna indietro di alfa. Quindi P e P' anche in questo caso sono simmetrici, non più rispetto all'asse X, ma rispetto all'asse Y. Quindi cosa è successo alle funzioni trigonometriche? Cosa è successo? Il coseno, cioè la coordinata x ha cambiato di segno, quindi questo è meno cos alfa. Il seno, coordinata y è rimasta la stessa, quindi seno alfa. E la tangente è diventata meno tangente di alfa. Come vedete, semplicemente pensando alla figura è immediato ricavare le funzioni trigonometriche. Adesso non vi faccio la figura, ditemi voi la formula per pi greco più alfa. Cosa pensate mentalmente? Se il punto P, diciamo, sta qui con un angolo alfa, dove sta questa volta il P' corrispondente? Pi greco più alfa sta qua sotto, è l'opposto rispetto all'origine. Cosa hanno fatto seno e coseno?
hanno entrambi cambiato segno, quindi questo è meno cos alfa, questo è meno sen alfa, e la tangente, meno diviso meno se ne vanno, questa volta è uguale alla tangente di alfa. Cosa molto intuitiva, perché se il punto P' sta qui sotto, la definizione geometrica porta, la retta OP è la stessa, che il punto P stia qui sopra o stia lì sotto. Fatevi il disegno per esercizi. Ecco, caso che invece vi faccio col disegno è questo. Coseno di pi greco mezzi meno alfa, seno di pi greco mezzi meno alfa, tangente di pi greco mezzi meno alfa. Com'è il disegno ora? Facciamolo tutto nel primo quadrante. È chiaro che io vi sto facendo dei disegni con un punto P nel primo quadrante, ma valgono queste formule quando il punto P sta in un qualunque quadrante. Semplicemente il disegno diventa un po' meno chiaro, però vale comunque. Adesso prendiamo il punto P qui. Lo prendo volutamente corrispondente a un angolo un po' piccolo perché secondo me risulta più chiaro il disegno. Quindi questo è alfa. Pi greco mezzi meno alfa, dove viene a trovarsi? Vuol dire fai pi greco mezzi e torna indietro di alfa. Quindi mi vengo a trovare in un punto P', diciamo messo più o meno così, e alfa sarebbe questo. In questa figura pi greco mezzi meno alfa che cos'è questo angolo qua? L'angolo della retta rosa, viola, come volete. Cosa succede alle funzioni trigonometriche? Quello che qui era il coseno, quello che qui era il seno, diciamo questa altezza, che qui era il seno, là diventa il coseno, si scambiano. Seno e coseno si scambiano, quello che qui era il coseno, diciamo quello lungo, là diventa il seno. È chiaro che sono la stessa cosa, perché insomma, i triangoli corrispondenti sono uguali sostanzialmente. Cioè, quello che voglio dire è che se io qui vado giù e metto il punto Q, e qui invece vado qua e metto il triangolo Q' e metto il punto Q', diciamo i triangoli O, P, Q e O, P' Q' sono uguali. Perché sono uguali? Perché sono triangoli rettangoli con un angolo di alfa. Quindi le lunghezze sono le stesse, semplicemente hanno un ruolo diverso. Quindi questo diventa il seno di alfa, questo diventa il coseno di alfa, e la tangente cosa diventa? Seno e coseno si scambiano, quindi nella frazione si scambiano numeratore e denominatore, quindi diventa 1 diviso tangente di alfa. Non ci sono segni questa volta, c'è il numeratore e il denominatore che si scambiano. Va bene, se avete capito questa, vediamo se mentalmente mi fate quell'altra, quella con i più. Pensateci un attimo mentalmente, pi greco mezzi più alfa dove verrebbe a trovarsi? Qua più o meno. Quindi la situazione è come questa qui, soltanto che il coseno ha il segno scambiato. Quindi questo è il seno di alfa, questo è il meno il coseno di alfa e questo è meno 1 diviso tangente di alfa. Ecco, non mi piace, va bene che uno pensi che il coseno è negativo, però non è correttissimo, diciamo che il coseno ha il segno diverso, perché non c'era nessun motivo per il coseno iniziale per essere positivo, se non che io ho fatto un punto P nel primo quadrante. Io il punto P lo potevo fare nel secondo, che aveva un coseno negativo, se adesso facevo questo qui mi finiva nel primo. Insomma, questi discorsi di quadranti vanno bene quando usiamo i disegni fatti come li abbiamo voluti fare noi. Però le formule valgono anche se il punto P iniziale non sta nel primo quadrante. Queste sono le formule degli archi associati. Va bene. Quindi queste come si ricavano? Si ricavano pensando un attimo alla figura. Dai, ve la faccio questa figura così vi rimane fatta. Cioè la faccio prendendo questa, la copio,
come di tagli. Questa volta invece di essere pi primo, il punto è questo, è, diciamo, il punto pi secondo. Sì. Sì. Ah, ho messo i segni dalla parte sbagliata, ditemi. Il coseno è negativo, tra virgolette, ok. I segni sono questi che vi ho messo qui. Va bene, questi insomma si ricavano mentalmente volta per volta. Questa è la cosa importante. Passo avanti. Oh, io temo che i geometri si ritrovino tutto scambiato, cioè si ritrovino seno dove loro ci avevano coseno e viceversa, più qualche segno a destra e a sinistra, però la sostanza è la stessa. Oh, queste non ve le dimostro, anche se magari questo tempo vi dico come si fa. Formule di addizione. Somma di coseno di una somma. Oh, grande tentazione qual è? Prima o poi lo fate, di dire che coseno di alfa più coseno di beta, quello è un errore bestiale, però non è che è nulla di furbo, c'è qualcosa di furbo. E oh, ci sono delle formule. Queste si ricordano, no? Cos cos meno sen sen, si ricordano quasi a filastrocca. Questo è coseno di alfa, coseno di beta, più seno di alfa, seno di beta. Poi, sen cos più cosen. Sen cos meno cosen. Meno cos alfa seno beta. Oh, qualcuno usa queste anche per fare gli archi associati. È chiaro che quando volete fare pi greco più beta potete usare questa formula con alfa uguale a pi greco, ma mi sembra stupido, è molto meglio e più formativo pensare mentalmente al disegno del cerchio, è anche più efficace. Adesso queste per il momento non ve le dimostro, poi semmai vi do un'idea di come si potrebbe fare. Perché da queste voglio ancora ricavare due tipi di formule, fatemi dare un numero a queste, 2, 3, 4. Ah, vabbè, diciamo, casi particolari, caso alfa uguale a beta, si ottengono la duplicazione, queste mettiamole giusto perché sono molto importanti. Seno di 2 alfa, che cos'è? Volendo è seno di alfa più alfa. Uso la formula 3, uso la formula 3, cosa ottengo? Sen alfa cos alfa più cos alfa sen alfa. E quindi ottengo la formula di duplicazione del seno che dice che il seno di 2 alfa, seno di 2 alfa è uguale 2 sen alfa cos alfa. Queste ricordatevele bene perché queste si usano veramente tanto. Questa è la duplicazione del seno. Duplicazione del coseno, coseno di 2 alfa. Cos'è uguale al coseno di alfa più alfa, quindi che cos'era? Cos cos meno sen sen, quindi uguale
coseno di alfa, meno seno di alfa. Quindi diventa cos quadro alfa meno sen quadro alfa. Ecco, poi ci sono altri modi di scrivere queste formule, questa formula qua. Diciamo, intanto la scrivo qui sotto lasciando un po' di spazio, che è quella che poi rimarrà agli atti. Questo è il primo modo di scriverla. Secondo modo di scriverla, se io la voglio scrivere in solo coseno, al posto del sen quadro cosa metto? 1 meno cos quadro, quindi questa la posso scrivere come cos quadro alfa, meno, al posto di sen quadro metto 1 meno cos quadro alfa. È chiaro? E cosa ottengo? 2 cos quadro, facendo il conto qui ottengo 2 cos quadro, oppure come la posso scrivere? Se la voglio scrivere in solo seno, al posto di questo coseno metto 1 meno sen quadro, è un'altra possibilità che ho, 1 meno sen quadro alfa, meno sen quadro alfa, e se la scrivo così cosa rimane? 1 meno 2 volte il sen quadro alfa. E quindi terzo modo di scrivere questa formula. Quindi diciamo la formula di duplicazione del coseno ha tre facce. Diciamo la faccia mista, la faccia solo coseno e la faccia solo seno. Queste si usano parecchio, quindi queste ricordatevele nella maniera più assoluta. Ultimi due tipi di formule che vado a farvi vedere. Anche diciamo queste qui a memoria di sicuro. Le altre invece uno le può prendere dai formulari quando servono. Allora, formule prodotto somma. Le conoscete sicuramente con altri nomi. Però ricordiamole con quello che fanno. Formule adesso quando le vedrete direte, ah sono le formule di, e dite nome e cognome, insomma. Però, perché le chiamo prodotto somma? Perché io ho un prodotto, tipo ciò, cos alfa, cos beta. Questo capiterà molte volte di usarle, nel senso voi avete un prodotto e volete scrivere questo prodotto come somma di funzioni trigonometriche. Allora cosa fate? Andate a vedere queste qua. Dov'è che c'è cos alfa, cos beta? Nelle prime due. Se voi sommate la 1 e la 2, cosa succede? Pensate mentalmente di sommare questa riga e questa riga. 2 cos alfa cos beta. I seni se ne vanno e di là vi ritrovate la somma di questo e questo. Quindi 2 volte cos alfa cos beta è la somma di questi due. Capito come si ricavano? Quindi cos alfa cos beta che cos'è? 1/2 la somma di questi due. Quindi è uguale a 1/2 la somma coseno di alfa più beta più coseno di alfa meno beta. Questo per dire che queste formule qua non sono altro che una facile applicazione di quelle di duplicazione. Questo per se avete cos alfa cos beta. Se avete il seno, sen alfa, sen beta. Ah, qui cosa ho fatto? Ho fatto 1 più 2, per ricordarsi cosa abbiamo fatto. Abbiamo sommato la 1 e la 2. Cosa facciamo se vogliamo sen alfa, sen beta? Invece di sommare, sottraiamo 2 meno 1, 2 meno 1 se ne vanno i coseni, questo meno diventa un più, si somma, diventa 2 volte il seno, uguale 1/2. Quegli altri. Quindi sen alfa sen beta uguale, si fa 2 meno 1, 2 meno 1,
E cosa diventa? Un mezzo. Abbiamo detto 2 meno 1, quindi coseno di alfa meno beta meno coseno di alfa più beta. E infine, per prodotto somma, cosa può esserci? Può esserci una roba del tipo sen alfa cos beta, prodotto di un seno e di un coseno. In questo caso la formula da dove arriverà? Sen alfa cos beta. 3 più 4. 3 più 4 e diventa un mezzo seno di alfa più beta più seno di alfa meno beta. Ecco, adesso non vorrete ricavare la formula per sen beta cos gamma, è la stessa cosa semplicemente scambiando i nomi, vi torna? Se volete lo potete fare, ma non serve a nulla. Ecco, l'ultima categoria è la categoria inversa. La categoria inversa sono le formule somma prodotto. Formule somma prodotto. Cosa fanno le formule somma prodotto? Fanno esattamente l'inverso di quello che fanno queste qui che abbiamo appena detto. Cioè, formule somma prodotto, tipo io ho seno di P, seno di X, diciamo, fatemelo fare col coseno, coseno di X più coseno di Y. E vorrei una formula che mi dà, capite, diverso da prima. Prima avevo coseno di x più y, adesso ho cos x più cos y. La somma di due coseni, non il coseno della somma. E voglio una formula per questo. Secondo voi da dove arriva? Arriva un po' da questa. Chiamiamola 5. Chiamiamo questa 5. Dalla 5 abbiamo che moltiplico direttamente per 2, 2 coseno di alfa coseno di beta è uguale a coseno di alfa più beta più coseno di alfa meno beta. Questa assomiglia, che cos'è che assomiglia un po' a questa? Io voglio la somma di due coseni, dov'è che ho la somma di due coseni? Ce l'ho qui. Quindi è come che alfa più beta chi dovrebbe essere alla fine? Questo dovrebbe essere x e questo dovrebbe essere y. È chiaro? Questo x, questo y, quindi qui ho cos x più cos y. Ma adesso chi sono alfa e beta? Ricaviamoli. Abbiamo detto che alfa più beta è uguale a x. E alfa meno beta è uguale a y. Come faccio a ricavare x? Come faccio a ricavare alfa? Se sommo, cosa ottengo? 2 alfa è uguale a x più y. Quindi alfa questo vedetelo come esercizio della prima settimana. Ricavare alfa e beta in funzione di x e y. Se sottraggo, cosa ottengo? 2 beta uguale x meno y e quindi beta uguale x meno y mezzi. Allora abbiamo detto che alfa è x più y mezzi e beta è x meno y mezzi. Quindi la formula finale è cos y uguale 2 volte coseno di x più y mezzi per seno, no, per coseno di x meno y mezzi. E così le ricavate tutte.
Questa è la formula per la somma di due coseni. La differenza di due coseni, cos x meno cos y, questo poi alla fine uno usa i formulari, ma è semplicemente per capire da dove arrivano. Cos x meno cos y, da dove arriverà? Questa è una differenza di due coseni. X e y come prima, x e y esattamente come prima, alfa e beta vengono quelli di prima, mi pare, scambiati. E quindi diventa 2 seno di x meno y mezzi x per seno di x meno y mezzi per seno di x meno y mezzi, e poi ci viene un meno davanti perché x e y diventano scambiati rispetto alla formula di prima. E poi ci sono formule analoghe per la somma di due segni e la somma di due coseni, ma quelle le trovate ovunque. Va bene, facciamo una pausa e poi facciamo un po' di esercizi. Quindi le formule guardatevele qui e magari ricavatevele come ho fatto io a partire da quelle altre. Ecco, vi faccio soltanto alcuni degli esercizi, però ve ne voglio fare un po' per tipo. Iniziamo da questi semplici con le funzioni trigonometriche di angoli notevoli. Tipo 330 gradi, le funzioni trigonometriche di 330 gradi. Io vi faccio quelli in gradi, quelli in radianti sono uguali, si passano in gradi se proprio, e poi è la stessa cosa. Cioè, individuato il punto sulla circonferenza, è fatta. 330 gradi, io ho visto gente che ha fatto 270 più 60, ho visto un po' di tutto. 330, più semplicemente, che punto individua sulla circonferenza? Cioè, lo potete pensare in tanti modi, ma la maniera più semplice di pensarla qual è? Qui c'è 330, questo punto P. Lo potete pensare individuato da 330, ma lo potete molto più semplicemente pensare individuato da meno 30. Cioè, non è la stessa cosa, 330 è la stessa cosa di 270 più 60. Voi dite, non è la stessa cosa di meno 30, ma individua lo stesso punto. Seno e coseno sono le coordinate di quel punto, fine. Quindi seno di 330, è uguale al seno di meno 30, è uguale al meno il seno di 30, per archi associati o semplicemente guardando la figura rispetto a 30, la coordinata y è rovesciata e quindi è meno un mezzo. Il coseno di 330 è uguale al coseno di meno 30, il coseno di meno 30 è uguale al coseno di 30, perché sarebbe la coordinata x, questo sarebbe il punto P', corrisponderebbe a 30 gradi, no? Il coseno è lo stesso perché hanno la stessa coordinata x, e quindi questa è radice di 3 su 2. Fine del discorso. 15 gradi, questo me l'avete chiesto in tanti. 15, ah vabbè, la tangente di 330 si fa facendo il rapporto e diventa meno 1 su radice di 3. Cosa rappresenta geometricamente questo meno 1 su radice di 3? Rappresenta, io tiro la tangente alla circonferenza trigonometrica qui, prolungo e questa lunghezza è la tangente. Quindi è plausibile che sia negativa, è plausibile che sia un po' più piccola di 1, perché meno 1 che cosa sarebbe? La tangente di meno 45, che va un po' più in giù qua. Quindi è plausibile che sia più corta di 1 questo. Va bene, 15 gradi, questo me l'avete chiesto in tanti. 15 gradi che cos'è? 45 meno 30. È chiaro che anche 30 diviso 2, quindi uno potrebbe pensare, se le sa, di usare formule di dimezzamento, bisezione, come si chiamano. Però è molto più semplice pensare che questo è 45 meno 30.
Quindi quando dovete fare il coseno di 15 gradi, cosa fate? Il coseno di 45 gradi meno 30 gradi, usate le formule di addizione e sottrazione, quindi coseno della differenza, che cos'è? Cos cos più sen sen. Andate a vedere la formula, formula di addizione, addizione o sottrazione, insomma, formula di addizione, coseno di cos cos più sen sen. E adesso il coseno di 45 è radice di 2 su 2, il coseno di 30 gradi è radice di 3 su 2, più il seno di 45 è radice di 2 su 2, e il coseno di... questo è un mezzo, il coseno di 30 gradi è un mezzo, e qui è radice di 3 su 2. Quindi il risultato è radice di 6 più radice di 2 quarti. Se no prendetevela con chi vi ha fatto i radicali. Coseno di 15, seno di 15, sì. La formula? Cos cos più sen sen. Formula è scritta sbagliata. Ho detto giusto e scritto sbagliato, mentre dicevo una cosa ne scrivevo un'altra. Sappiate che ne pensavo una terza ancora. Ah, ecco, quindi era giusto. Facciamo così, che facciamo prima. Invito anche voi a fare così, di fronte alla possibilità di errore, ripartite da capo, inutile correggere una cosa già fatta. Coseno di 45, radice di 2 su 2. Coseno di 30, radice di 3 su 2, perché mi avete fatto correggere? Ah, ma volevate farmi correggere quell'altro, io ho corretto quello sbagliato. Più radice di 2 su 2 per seno di 30, che è un mezzo, e quindi è radice di 6 più radice di 2 quarti. Seno di 15, seno di 45 meno 30, quindi sen cos meno cos sen. Quindi radice di 3, radice di 2 su 2, coseno di 30, radice di 3 su 2, meno coseno di 45, radice di 2 su 2, per seno di 30 un mezzo. Quindi questo è radice di 6, meno radice di 2 quarti. Chiaro? Una volta che avete 15, e la tangente si calcola come rapporto, una volta che avete 15, 75, come si fa? D'accordo, c'era meno 75, ma intanto facciamo 75. Coseno di 75 è chiaro che potete fare 60 più 15, potete fare 45 più 30, potete fare di tutto, ma fate gli archi associati. Questo è coseno di 90 meno 15. Quindi siamo nelle formule pi greco mezzi meno alfa. Quindi questo diventa il seno di 15. Questo per archi associati. Le formule degli archi associati che abbiamo visto prima. Diciamo coseno di pi greco mezzi meno alfa. Quindi non è che dovete rifare un conto apposta per questo secondo caso. E analogamente il seno di 75 è uguale al seno di 90 meno 15 e quindi uguale al coseno di 15, anche questo per archi associati. Quindi cosa dovete fare? Dovete semplicemente scambiare seno e coseno rispetto a prima.
Va bene, quando avrete meno 75? Questo qua è il coseno di 75, sempre per archi associati, alfa va meno alfa, e il seno di meno 75, che cos'è uguale? È uguale al meno seno di 75. Quindi una volta che avete fatto il 15, è inutile che fate 75 di nuovo come somma. Così era molto più corto. Va bene, mi preme però farvi qualche equazione e qualche disequazione, perché è lì che poi, cioè i primi sono soltanto esercizi di riscaldamento, poi il vero esercizio sono le equazioni e le disequazioni. Equazioni. Allora, il primo esercizio è questo, risolvere questa era la prima equazione che c'era. Così x uguale a 0 nell'intervallo 0, 3 pi greco. Come si risolve un'equazione trigonometrica? Allora, il consiglio che vi do io è guardare il cerchio. Questo è il modo di risolvere un'equazione trigonometrica. Cosa vuol dire guardare il cerchio? Disegnate la circonferenza trigonometrica. Coseno di x uguale a 0. Cosa vuol dire coseno di x uguale a 0? Trovare i punti del coseno, che cos'è? La coordinata x. Quindi trovare i punti della circonferenza trigonometrica con coordinata x uguale a 0. Questo vuol dire trovare i punti della circonferenza trigonometrica con coordinata x uguale a 0. Quali sono i punti della circonferenza? Questi sono i punti con coordinata x uguale a 0. Quindi quali sono i punti della circonferenza trigonometrica con coordinata x uguale a 0? Sono questo in alto e questo in basso. Chiaro, questi sono i punti. Adesso entro in ballo la restrizione. Nell'intervallo tra 0 e 3 pi greco. Quindi cosa vuol dire? Che iniziate qui da 0 e percorrete 3 pi greco vedendo quante volte incontrate quei punti. Quindi una volta, due volte, qui siamo a 2 pi greco, cosa devo fare? Ancora mezzo giro. E quindi ritrovo una volta questa soluzione. Quindi nell'intervallo 0 a 3 pi greco vuol dire un giro, 1,5 giri. Chiaro che vuol dire fare un giro e mezzo. Un giro sono 2 pi greco, 3 pi greco sono un giro e mezzo. Quindi quante sono le soluzioni? Tre soluzioni. Ma come? Due punti, tre soluzioni? Sì, perché questo punto qui lo incontro due volte. Quali sono le soluzioni? Allora, partiamo. Partiamo da zero, incontriamo una soluzione, chi è? Pi greco mezzi. Andiamo avanti, incontriamo questa, chi è? 3 pi greco mezzi. Andiamo avanti, siamo 2 pi greco, ribecchiamo questa. Questa qui è 5 pi greco mezzi. Perché 5 pi greco mezzi? Sarebbe 2 pi greco, essere arrivati qui, più pi greco mezzi, arrivare in cima. Fine, non ci sono altre soluzioni perché questa qui è fuori. Chiaro cosa vuol dire guardare il cerchio? Interpretare l'equazione sul cerchio. Seconda equazione, coseno di x uguale a meno un mezzo. Seconda equazione, coseno di x uguale a meno un mezzo nell'intervallo 0,2 pi greco. Oh, l'intervallo 0,2 pi greco è il posto più naturale in cui cercare le soluzioni, vorrebbe dire cercarle all'interno del primo giro. Però tenete presente che ogni tanto può essere richiesto di farle altrove. Tipo, vi può capitare quando studiate una funzione di doverla studiare tra 0 e 4 pi greco, per cui dovrete cercare le soluzioni tra 0 e 4 pi greco, questo per il futuro.
Allora, guardare il cerchio cosa vuol dire? Questa è la circonferenza trigonometrica. Coseno di x uguale meno un mezzo. Sto cercando i punti della circonferenza trigonometrica che hanno coordinata x uguale a meno un mezzo. Quindi cosa devo fare? Coordinata x vuol dire questo. Quindi devo tirare questa retta qui. Questo è il punto meno un mezzo. Quali sono le soluzioni che trovo? Questa qui in cima e questa qui in fondo. All'interno di un giro quante sono le soluzioni? Due soluzioni. Chi sono le due soluzioni? Adesso ovviamente conviene sapere questo angolo, questo punto qui a quale angolo corrisponde. Ricordandosi le funzioni trigonometriche elementari, questo sarebbe 120 gradi, quindi 2π terzi, la prima soluzione, la seconda soluzione, 2 terzi, 3 terzi, 4 terzi, 4π terzi. E queste sono le due soluzioni. Facciamone una col seno e una con la tangente. Seno di x uguale meno radice di 3, no, seno di x uguale a un mezzo, 3. Seno di x uguale a un mezzo, in che intervallo? In 0,2π. In 0,2π. Disegno. E quando fate trigonometria preparatevi a fare tantissimi disegni di cerchi, perché meglio fare un disegno in più che un disegno in meno. Seno uguale a un mezzo, cosa vuol dire questa volta? Coordinata y, questo vuol dire coordinata y. Coordinata y del punto uguale a un mezzo. Quindi questa volta sto guardando la y. Quindi sto prendendo la retta y uguale a un mezzo. Quindi le soluzioni sono questo punto qui e questo punto qui. Torna? E adesso si tratta di andare a scoprire quali sono gli angoli che li determinano. Anche qui tornano utili gli angoli notevoli. Questo è seno uguale a un mezzo a 30 gradi, quindi pi greco sesti. Quindi ancora una volta due soluzioni, perché siamo nel primo giro. Due soluzioni. Chi sono? X uguale 30 gradi, che sarebbe pi greco sesti, e x uguale in gradi sarebbe 180 meno 30, quindi 150, quindi 5π greco sesti. Quarta equazione, tangente uguale radice di 3, così impariamo a vedere anche la tangente. Tangente di x uguale radice di 3. Adesso il disegno com'è? Qui c'è la circonferenza trigonometrica. La tangente dove si misura? Adesso la tangente non è una coordinata, la tangente è, si fa questa cosa qua, tangente uguale radice di 3, diciamo che questa altezza qui è radice di 3, l'ho fatta un po' più grossa di 1, perché radice di 3 è più grande di 1. Cosa vuol dire? Che il punto P questo vi torna? Sono qui punti. Come si fa la tangente? Si prende l'origine, si unisce col punto P, si va a intersecare la retta viola. Questo e questo qui, due soluzioni. Quindi nel primo giro due soluzioni, era nel primo giro l'equazione, quindi in 0,2π greco. Quindi ancora una volta due soluzioni. X uguale, che cosa sarebbe? 60 gradi, che c'è la tangente radice di 3. Quindi pi greco terzi.
E la soluzione successiva che cos'è? Sì, 2,40 detto in gradi, cioè 60 più 180, i radianti, pi greco più pi greco terzi, che fa 4 pi greco terzi. 4 pi greco terzi. Quinto esercizio. Ecco, facciamo questo. 4 cos quadro x uguale a 3. Questo è come dire cos quadro x uguale a 3 quarti. Fin qui. E quindi coseno di x più o meno radice di 3 su 2. Coseno di x uguale più o meno radice di 3 su 2. Fino adesso è come questo coseno qua, è come se coseno di x l'avessi chiamato t. Mi diventava t quadro uguale a 3 quarti, quindi t uguale più o meno radice di 3 su 2. Quindi adesso ho due possibilità, o coseno uguale a radice di 3 su 2 o coseno uguale a meno radice di 3 su 2. Disegno. Cosa vuol dire adesso sul disegno? Coseno è la coordinata x. Quindi coordinata x uguale radice di 3 su 2 saremmo da queste parti, oppure coordinata x uguale meno radice di 3 su 2 saremmo da questa parte qua. Quindi questa volta vengono due rette. Questa è la retta x uguale radice di 3 su 2. Mi raccomando, questo x non c'entra niente con l'x dentro. L'x dentro, diciamo, è il punto. Questa x è la coordinata x del punto. E questo è x uguale a meno radice di 3 su 2. Quindi le soluzioni se le vado a disegnare sul cerchio? Adesso vabbè, il disegno è brutto, in realtà sono abbastanza simmetriche, poi ho fatto il cerchio male. Mi raccomando, questa x qui, le soluzioni in questo disegno, le soluzioni come si vedono? Si vedono come punti del cerchio. È chiaro, quando io disegno questo cerchio, poi le soluzioni appaiono come punti segnati. Quando scrivo x uguale a radice di 3 su 2, vuol dire la coordinata x del punto P uguale a radice di 3 su 2. Quindi insomma, 4 soluzioni alla fine. Chi sono le 4 soluzioni? Allora, coseno radice di 3 su 2? 30 gradi, quindi pi greco sesti, quella di là 5 pi greco sesti, questa sotto qua è pi greco più pi greco sesti, quindi 7 pi greco sesti, e questa in fondo sarebbe meno pi greco sesti, però interpretata nel primo giro, che fa 11 pi greco sesti. Questi qui come li ho ricavati? Questo qui l'ho ricavato come pi greco più pi greco sesti, e questo qui l'ho ricavato come 2 pi greco meno pi greco sesti. Cioè un giro completo meno pi greco sesti dietro. Questi angoli sono tutti uguali, anche se la figura non lo darebbe in tempo. E queste erano le equazioni, poi ce ne sono altre, ma si fanno tutte allo stesso modo. Ecco, un piccolo disequazioni. Disequazione è la stessa cosa. Beh, facciamo ancora un'equazione, visto che ci sta lo spazio, dai. Facciamo questa qui, coseno al cubo di x uguale cos x. Visto che ci sta lo spazio, 6 coseno al cubo di x uguale cos x. Qual è la peggior cosa che uno può fare? Scrivere cos quadro uguale a 1. Semplificare coseno. Non si semplificano le cose nelle equazioni, si perdono soluzioni. Quindi diciamo cos quadro x uguale a 1, questa è la cosa da evitare.
Cosa si fa di fronte a un'equazione di questo tipo qua? Si porta tutto dalla stessa parte, diligentemente, si raccoglie coseno di x per cos quadro di x meno 1 uguale a 0. Adesso se un prodotto è 0, cosa vuol dire? Vuol dire che uno dei due fattori è uguale a 0. Quindi da qui o coseno di x è uguale a 0, oppure cos quadro x meno 1 uguale a 0. Cos quadro x meno 1 uguale a 0 cosa vuol dire? Vuol dire cos quadro di x uguale a 1, che è quella che uno aveva ottenuto prima brutalmente, cioè coseno di x uguale a più o meno 1. Quindi alla fine il coseno di x, quindi alla fine le soluzioni sono quelle con coseno di x uguale 0, 1 o meno 1. Questi sono i tre possibili valori del coseno che rendono vera l'equazione. Quando andiamo nel disegno, adesso qui mi verrà piccolo, ma è un disegno abbastanza semplice, quali sono i punti che hanno coseno 0, 1 o meno 1? Questo c'ha coseno 1, questo c'ha coseno 0, questo c'ha coseno meno 1 e questo c'ha coseno 0. Quindi in 0,2 pi greco quante soluzioni? Perché 5 soluzioni? 0? Una, due, tre, quattro, ma in 0,2 pi greco ribecco 2 pi greco. Per motivi, diciamo, 0 e 2 pi greco ci sta due volte. Ci sta sia come 0 sia come 2 pi greco, al limite tutte e due le volte, ma ci sta. Quindi formalmente, in quella zona lì, estremi compresi, sono 5 soluzioni. Va bene, disequazioni. Disequazione è la stessa cosa. Disequazioni, lo slogan è, come sempre, guardare il cerchio. Se avete la disequazione 2 cos x minore di 1, in 0,2 pi greco, le facciamo in 0,2 pi greco per semplicità. Anche qui potremmo farle su ulteriori zone, ma per semplicità ci fermiamo in 0,2 pi greco. Allora, cosa vuol dire 2 cos x minore di 1? Vabbè, questo vuol dire coseno di x minore di 1/2. Detto a parole, cosa devo guardare sul cerchio? Cerco i punti della circonferenza trigonometrica con, cosa vuol dire coseno minore di 1/2? Con ascissa, cioè con coordinata x minore di 1/2, con coordinata x adesso minore di 1/2. Adesso vado a vedere sulla circonferenza trigonometrica quali sono i punti la cui coordinata x, la cui ascissa è minore di 1/2. Adesso verrà un intervallo sulla circonferenza. Adesso facciamo il disegno. Cioè, quello che voglio dire è che una volta che avete capito il disegno, avete capito tutto. Cosa vuol dire ascissa minore di 1/2? Vuol dire 1/2 dove lo segno? Qui segno 1/2. Ascissa minore di 1/2. Quali sono i punti della circonferenza che hanno ascissa minore di 1/2? Quindi la soluzione della disequazione è questa zona che io ho segnato in verde. Adesso come la scrivo? Devo cercare di stabilire quali sono i punti, gli estremi.
questo estremo qui che cos'è? La prima volta che il coseno vale un mezzo è 60 gradi pi greco terzi, questo punto qui, e questo punto qui chi è? Sarebbe meno pi greco terzi, però visto nel primo giro è 5 pi greco terzi, cioè 2 pi greco meno pi greco terzi. Quindi la soluzione della disequazione mi raccomando in 0,2 pi greco, sto guardando solo quello che succede tra 0 e 2 pi greco, che cos'è? L'intervallo di estremi pi greco terzi, 5 pi greco terzi. O forse qualcuno di voi ha l'abitudine di scrivere i più 2k pi greco, se uno volesse scrivere questa all'interno di tutti i giri, all'interno del primo giro è così, all'interno del secondo giro che cos'è? Questo più 2 pi greco, questo più 2 pi greco, all'interno del terzo, eccetera. Cosa? 0 più? Questi qui sono all'interno di 0, 2 pi greco. No, all'interno di 0, 2 pi greco si scrive così e basta. È come prendere soltanto il primo pezzo, però state attenti a quel 2k pi greco che prima o poi frega. 2 sen x maggiore di 1. Sempre in 0, 2 pi greco. Disegno. Cosa vuol dire 2 sen x maggiore di 1? Vuol dire sen x maggiore di un mezzo, quindi coordinata y cosa vuol dire nel disegno? Traccio un mezzo qua. Prendo la retta d'altezza un mezzo e poi faccio la parte maggiore, parte alta. È chiaro questo procedimento di guardare il cerchio? Cioè finché uno guarda l'equazione non capisce niente, uno deve guardare il cerchio. L'equazione descrive dei punti del cerchio, della circonferenza. Descrive dei punti della circonferenza le cui coordinate hanno determinate caratteristiche. Fine, una volta uno che ha capito come sono fatti nel cerchio, è fatta. Si tratta di capire chi sono gli estremi. Gli estremi sono, come si trovano gli estremi sostanzialmente? Risolvendo l'equazione uguale a un mezzo. Quindi gli estremi sono pi greco sesti e 5 pi greco sesti. E quindi la soluzione è da pi greco sesti fino a 5 pi greco sesti. Facciamone ancora una. Facciamo una serie? No. Facciamone una non serissima. 4 sen quadro maggiore di 3. Sempre 0, 2 pi greco, eh? Vabbè, questa è ovviamente 4, questa è ovviamente sen quadro adesso. Questa è di secondo grado. Questa è di secondo grado. Valori esterni. Questa è una disequazione di secondo grado in seno. È come se uno facesse il passaggio, no? T
uguale seno di x. Questo diventerebbe t quadro maggiore di 3 quarti, cioè volendo t quadro meno 3 quarti maggiore di 0, quindi valori esterni. Non fate cose folcloristiche tipo fare le radici maggiori di più o meno 3 su radici. Qualunque cosa di quel tipo che vi venga in mente è sbagliata. Quindi, chiaramente tutto questo qui che io vi ho disegnato in blu, uno lo dimentica, normalmente fa valori esterni da subito e basta. Quindi valori esterni, cosa vuol dire valori esterni? Vuol dire sen x maggiore di radice di 3 mezzi, oppure sen x minore di meno radice di 3 su 2. Allora, una volta che avete capito questo, basta che andate nel disegno e rappresentate questa situazione nel disegno. Cosa diventa questo valore esterni rappresentato nel disegno? Seno maggiore di radice di 3 su 2, quindi al di sopra, seno è coordinata y intanto. Questo qui è y uguale a radice di 3 su 2, questa qui sotto è y uguale meno radice di 3 su 2. Valori esterni vuol dire seno sopra oppure sotto. Quindi, questo e questo. Quindi va bene sia il pezzo sopra sia il pezzo sotto. Adesso vado a calcolare gli estremi, chi sono questi? Pi greco terzi, 2 pi greco terzi. Calcolare gli estremi è una questione di equazioni. Quindi, questo 4 pi greco terzi. E questo è 5 pi greco terzi. La soluzione cosa diventa? L'unione dei due tratti. Quindi diventa da pi greco terzi fino a 2 pi greco terzi unione da 4 pi greco terzi fino a 5 pi greco terzi. È chiaro, queste sono quelle elementari, poi ne trovate altre che sono semplicemente composizione di esercizi di questo tipo qua. Magari se avete il prodotto di tre funzioni trigonometriche maggiore di zero, cosa fate? Risolvete separatamente, poi fate le faccende dei più e dei meno. Non ve li faccio perché voglio che proviate a farveli. Ecco, se ce li hai in tutti i giri, più 2k pi greco o il primo più k pi greco. Il primo più k pi greco. Fate queste equazioni e queste disequazioni e domani portate la calcolatrice. Domani facciamo la trigonometria applicata ai triangoli.